Dopo pranzo, visto che Pia si è addormentata e i bambini, cioè Manuel e Giorgia, stavano facendo i compiti e gli altri invece erano a scuola, mi sono messa a colorare il disegno dell'agenda dei conti. E come potrete vedere, ho anche un attimino cambiato qualche disegnino perché così com'era non mi soddisfaceva al 100%. Ma sono anche felice del risultato finale, sono veramente molto contenta. E poi, come vedrete, farò anche la prima pagina del primo mese, quindi gennaio. E per il momento non ho ancora scritto le spese, ho solamente fatto la pagina, ma neanche ancora colorata, perché l'andremo poi a colorare e decorare assieme. Adesso vi lascio al video e ci vediamo dopo. Come avete visto, ho colorato il disegno dell'agenda, quella lì, quella dei conti, e poi ho preparato gennaio, la prima parte. Poi di là, adesso devo dividere la pagina in tre, ma ho notato, e non l'avevo notato, che ci sono delle righe per fare le colonne dritte. Ma io non l'avevo mica visto, sembra che è andata. Comunque, perché voglio segnare la data. Che cosa e quanto, perché cosa e quanto, iniziando appunto da quelle fisse,
che verrà messa la data in cui le ritirano in banca o in cui le andrò a pagare praticamente. E vabbè, invece il prezzo lo saprò prima. E adesso vado a preparare la cena, preparerò varie verdure. Perché domani c'è più poco in casa, devo andare a fare la spesa. Però il 22 mi ha detto Maurizio oggi che ci consegnano le cose che abbiamo comprato da Euronics. E quindi adesso che andrò a fare poi la spesa, fino al 22 non volevo andare a fare una spesa troppo grande, perché se poi il 22 questo qua lo devo svuotare per mettere sull'altro, è inutile che lo sto a riempire, che non ci passa neanche più un fiato, e poi dove me la metto la roba se ce n'è ancora tantissima. Quindi la mia idea, visto che comunque fino a mercoledì mattina, presumibilmente o comunque domani pomeriggio, non potrò andare a fare la spesa, faccio andare tutto quel, cioè tutto no, però un bel po' di roba di quella che ho in frigo più che altro. E siccome ho ancora tante verdure, volevo farle cuocere un po' insieme e poi ci andremo a condire la pasta per stasera. A pranzo non vi ho fatto vedere perché non abbiamo fatto niente di che. Stamattina invece stavo guardando un attimino di là, ho fatto i letti di sopra, ho cambiato le lenzuola Giada e a Pia. Cioè, Pia devo ancora veramente finirglielo, ho letto e sapevo che non sei riuscita ad andare su oggi pomeriggio, ma tanto dorme praticamente sempre dentro al lettone con mamma e papà, perché si attacca la tetta, lei si addormenta, io mi addormento insieme a lei, e quindi è quasi, non dico che è inutile il letto, ma vabbè. Quando riesco ce la metto, e quando invece sono troppo stanca non ce la metto. Quindi adesso appunto vado a fare queste cose qui e poi dovrò andare a fare anche il letto di Pia. Manuel non sta bene, stamattina ha vomitato, sono stata dietro a loro anche comunque nelle video lezioni, poi c'è stata un crash di Google, è scomparso tutto, li hanno buttati fuori dalle video lezioni, però per fortuna è durato solamente 15 minuti, così 20, comunque in pochissimo tempo l'hanno ripristinato. Ovviamente loro erano felici e poi sono diventati tristi quando l'hanno rimesso a posto, perché sembrava che se non lo rimettevano a posto non avrebbero potuto fare le video lezioni, invece l'hanno rimesso a posto subito e quindi niente. Ah, adesso prima di metterci a cuocere le verdure inizio ad aprire il mio calendario dell'avvento. E se vogliono i bambini quelli dei cioccolatini, Manuel salterà il giorno perché, visto che stamattina ha vomitato, oggi a pranzo non ha voluto mangiare, dubito che voglia mangiare il cioccolatino. E anche la sua casellina che gli ho preparato io, che oggi ci sarebbe pixel art, caramelle e cioccolatini, glieli metto da parte e li mangerà quando poi starà meglio. Tanto non è che vanno male queste cose, voglio dire. La casellina non apre oggi, l'aprirà un altro momento. E niente, quindi adesso andiamo ad aprire subito il calendario di Yves Rocher. Siamo in cucina. Allora, è troppo bello così schierato, ma non mi piace senza le caselline. Comunque, oggi che giorno è, Giada? 15, no, 14 e Ah, è 14. qua. Vediamo un po' cosa c'è nel 14. Che strano essere così avanti, cioè il 14. Aspettate. Non so. Niente. Non è vero. Lei sa sempre Ah, ok, è un bagnoschiuma questo qui, bacche fatate. tutto. E Questo in non è. effetti sono contenta perché quando le ho presi da mettere poi nel calendario delle bambine, ho detto, però io, cioè, mi dispiace poi provarlo, no? E invece così ho anche il mio, sia delle mele d'inverno che di bacche fatate. Ce l'ho Bene, anch'io. sono proprio contenta. Intanto che ci siamo, apro anche questo qui delle candele. Se trovo il 4. Ma mamma ci hanno aspettato per questo. Ah, è qua. Col Bambi. L'apertura è di lato, non la trovavo, scusate. E c'è una candela rossa che. Vabbè. Preferivo quelle bianche, sinceramente. Perché sono la vaniglia. Però.
ha un buon profumo. Comunque alla fine sono tre colorazioni, bianca, cioè quattro, bianca, verde, rossa scura e rossa chiara. Sono proprio curiosa di vedere come sarà il 24, anche perché è più grande, quindi sono proprio curiosa. Va bene, adesso Giada ci fa vedere cosa c'è invece nel su, nell'oro dei cioccolatini, sono tutti uguali. Giada adesso ci fa vedere, sì, ci fa vedere cosa c'è dentro. Sembra uno scarpone, il sacco con i regali. Te che adesso fammi cercare di farlo uscire, se ce la faccio, Vuoi una mano? ecco. Sembra proprio una tele su un'arena. No, è una renna e basta. Devi Bello. levarti bene poi lo smalto. E quindi oggi abbiamo trovato una renna. Molto bene. Qui stanchiamo tutto, certamente. Chissà domani cosa ci riserverà questo calendario. Ci fa anche vedere cosa c'è in quello lì che è di Sabrina e di Giada, perché oggi è il suo turno, poi domani l'aprirà Sabrina. E poi ti devi levare bene lo smalto. Guarda che la molletta non fa parte di questa casella. Vedi che svirgola. No, forse sono gli elastici che non si capisce, guarda. Vabbè, secondo me Prendiamo sono gli gli elastici. elastici e la molletta la spingiamo dentro. Nel Ecco. 19. Due elastici, uno per uno. Semplici, eh? Sono rosa. Proprio elastici come questi qua sarebbero quasi perfetti per fare i codini a Pia, perché sono piccolini, E comunque molto carini, eh? Semplici, rosa, senza tante pretese, insomma. dicevo per cena verdure. Qui c'è la padella cipolla che devo andare a affettare. Metterò dentro melanzane, patate, questa zucca che purtroppo lì nell'inizio ha fatto un po' la muffa. E i peperoni, le melanzane le vado a sbucciare così le faccio a pezzettini piccoli e non si sentono tanto. E qua invece faccio bollire le carote e basta. E poi vabbè, ovviamente faccio cuocere la pasta così le verdure le mettiamo nella pasta. Purtroppo non ho più passata di pomodoro, non ho più concentrato, praticamente non ho più niente. E proprio c'è proprio bisogno di andare a fare la spesa, infatti stavo pensando domani sera di fare una sorpresa ai bambini, vedo se riesco. E invece domenica ci sarà l'uscita speciale, quella che abbiamo con i bambini, e finalmente andremo io e Gabriele a mangiare al Giappo se è aperto, perché non si sa ancora comunque. Niente, qui le carote ve le ho già fatte vedere, adesso vado a finire di tagliare le verdure, intanto continuo a guardare Debbie G. La situazione è questa, ho messo le patate, poi quella zucchina e poi le melanzane, un goccino d'acqua e un dado di quelli senza glutine. Adesso sto pulendo i peperoni e niente, qui le carote vanno avanti, io... Niente, adesso finisco di pulirli così almeno li lavo e li metto assieme e almeno poi metto su anche la pentola dell'acqua. Allora, vi faccio vedere a che punto siamo. Qui ho aggiunto un altro dado e dell'altra acqua e i peperoni. Adesso li lascio andare ancora un goccino in modo che cuociano bene anche i peperoni. Poi mi è venuta questa idea, cioè vado a frullare tutto, perché altrimenti le bambine non lo mangiano perché ci sono i peperoni che non è che li garbano tanto. Qui è l'acqua delle carote. Ho aggiunto altra acqua e ci vado a far cuocere la pasta di Maurizio e Gabriele. Qua invece c'è l'acqua per noi. Aspettate che... Aspettate, eh? E qui ci sono le carote bollite. E niente, quindi questo qua sarà la nostra cena. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vado da Pia. Ci vediamo domani con un nuovo Vlogmas. Ciao!